tutti ragazzi, ricordo trovo e bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video. Oggi siamo qui con un nuovissimo video della Pixelmon. Allora, quest'oggi, come avete visto dalla miniatura ragazzi, e come avevo promesso nelle scorse parti, siamo in un tramonto ormai notte, dovevo evolvere il nostro Croconaw in Feraligatr, ragazzi, esatto, perché ho fatto la parte 10 Charizard, allora non volevo fare una parte tipo 14, 16, volevo fare giusto il 15, cioè la 15ª parte. L'evoluzione, oddio qui c'è il buco quindi devo stare attento, l'evoluzione di appunto Croconaw in Feraligatr, ma mi sono ritrovato in un inconveniente, nel senso che non mi ricordavo che Feraligatr si evolve, cioè Croconaw si evolve al 30, tipo al 30, cos'è un 30 per l'evoluzione? Ancora un 34 mi era capitato con Venus, non mi ricordo, ma tipo evolversi al 30, cioè è una cosa pazzesca ragazzi. E poi, se non sbaglio, Totodile si è evoluto il 18, quindi pensavo addirittura che andasse più avanti con le evoluzioni, quindi addirittura solo 12 livelli c'ha Croconaw, perché tipo dal 18 al 29 non raggiunge nemmeno il 30. Quindi ragazzi, ho dovuto annullare l'evoluzione, e dato che dopo non volevo evolvere il 31, che è un po' brutto insomma evolvere i Pokémon, diciamo un numero dispari, ho voluto aumentarlo e l'ho portato al 31, e adesso appunto lo avrò al 32, un bel numero pari, che ci sta per un terza cosa di start, insomma ci sta un 31 anziché magari, tanto resiste, anziché magari una, cioè c'è un 32 anziché un 31, perché è molto meglio. E ora invece posso non cancellare, facevo qui ragazzi, ho fatto due volte, una volta al 30, una volta al 31, e finalmente ragazzi siamo al 32 e finalmente vediamo. Oh, cos'è un foglio in testa? Oh, oddio che bello. Ora ragazzi abbiamo un tata Feraligatr. Oh mio Dio, è bellissimo, è grandissimo, è gigante come piace a me proprio, perché cioè avere tipo Charizard è bellissimo, però è un po' troppo piccolo per i miei gusti. Mi sarebbe piaciuto avere Charizard della grandezza di Feraligatr. Oddio che belli. Io posso fare qualcosa? Oddio sì, posso saltarci, cavalcarlo, fare di tutto. Grandissimo. Ragazzi, direi che questa parte finisce qui. Dai, no, a parte gli scherzi. Sapevate come le parti dei Pixelmon sono un po' più brevi ogni volta, lo sapete ormai. Comunque, sono contento che adesso la Pixelmon, cioè intendo, no adesso, ma comunque c'è stato un po' di, diciamo, discussione all'ultima parte, ma adesso è tornato tutto, diciamo, alla normalità. Mi piace questa Pixelmon, quindi sono contento. Sì, ovviamente continuerà per tutte le 20 parti, come dicevo, quindi nessun colpo di scena. Cosa devo dire? Non dirvi che questa era la puntata dedicata appunto a fare le dietro, sapete ormai faccio parti molto più brevi, quindi al massimo 10 minuti, anzi che durano anche meno di 10 minuti, però cosa facciamo di solito? Ovviamente battiamo anche un po', quindi proviamo lo sto Feraligatr, che ho sbagliato a usare mossa, tipo, sì, infatti, però ora dovremo battere il nostro Graveler, infatti Feraligatr è una bomba anche già al 32 ragazzi, quindi è davvero fortissimo lo sto Feraligatr, e dato che abbiamo già fatto fare la lotta, l'abbiamo voluto, abbiamo ben visto questa bella nottata, io direi di darci un po' sopra, guardate che figata, è un è gigantesco, scusate un attimo, aia che male. Feraligatr è bellissimo, guardate che roba raga. Perfetto, quindi ragazzi abbiamo fatto un po' di tutto in questa parte. Vediamo come nuota, dovrebbe nuotare abbastanza bene. Mamma, nuota velocissimo, fa un po' come Gerdo, su tutti gli scattini. Oddio, cos'è? Cos'è ragazzi? Oddio, l'apocalisse. Cos'è ragazzi? Giuro che non lo so. Oddio, ma o è un bug, ma comunque è una figata. Guardate, abbiamo tutte le luci del giorno, ma è notte. Cos'è, un'eclisse? Che figata. Il temporale non può essere, perché non esiste Minecraft il temporale, giusto? Oddio, che figata. Trovo il clima da discoteca proprio. L'acqua è limpidissima, guardate che bella anche sott'acqua. Non è che cambia adesso, rimane. Oddio, che figata, non mi era mai successo. Un bug questo, ragazzi. Ok, quindi la parte non è stata solo, diciamo, dedicata a Feraligatr, ma anche a questo bug. Che figata! Io provo ad andare un po' più in alto, vediamo cosa succede. Non è proprio così, ragazzi. Figata. O è grazie a questa texture che abbiamo visto con la limpida, stiamo vedendo in questi giorni. Tipo, il cielo è scurissimo, vedete? Però qui sotto c'è come... Oddio, ragazzi, l'apocalisse. Vabbè, ragazzi, per questa parte era tutto. Abbiamo visto anche questo bug, quindi è una cosa davvero speciale.
Mi raccomando, un bel mi piace, iscrivetevi e commentate. E noi ragazzi ci vediamo con un prossimo video del nostro Core Zenuto 9. Ciao a tutti e al prossimo video.